Buongiorno a tutti e buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Io sono Daria e in questo canale parliamo di Zero Waste, sostenibilità e vita in pillole. Allora, siamo di nuovo insieme per un nuovo video. Io vi sembrerà strano, ma forse no, perché ho anche saltato una settimana. È più di 3 settimane che non giro un nuovo video e infatti sono decisamente fuori allenamento, però avevo voglia di riprendere un po' la pubblicazione, anche perché già so che durante il periodo estivo mi prende la pesantezza e non pubblico più niente, quindi vi avviso, cercherò di essere costante, giuro. Torno con un nuovo video no buy, quindi consigli per non acquistare cose quest'anno. Anche in questo caso avete scelto voi tramite un sondaggio quale video vedere questa settimana e avete scelto quello sul no buy year estivo, quindi le 10 cose che non comprerò quest'estate. Mi sono fatta una piccola lista che penso possa esservi utili per superare al meglio la vostra estate e spero che questo video possa interessarvi. Quindi cominciamo subito. La prima cosa che non comprerò quest'anno, esattamente come l'anno scorso, sono i costumi. Infatti, per chi non lo sapesse, se si fosse perso uno dei miei precedenti video, in questo momento sono in esubero di costumi, cioè ho tantissimi costumi e non necessito decisamente di comprarne altri, soprattutto perché io non faccio così tanto mare né tanta piscina durante l'anno. Ho acquistato tutti i costumi che ho in questo momento da una mia amica che ha un brand di costumi che si chiama Bikini Bobby Dibu e vi consiglio di andare a dare un'occhiata sul suo store perché è una ragazza davvero eccezionale e ha una linea di vestiti davvero meravigliosi. Però se fosse alla ricerca vi consiglio anche il sito Altra Moda, che ha dei prezzi abbastanza accessibili, e Stato Pratico, che invece ha dei prezzi un po' più alti e fanno entrambi costumi sostenibili davvero davvero pazzeschi. Non so voi, ma praticamente per una vita mi è stato inculcato o mi è stata inculcata l'idea che ogni estate nuova collezione, nuovo costume. Ecco, io quest'anno, come l'anno scorso e quello precedente ancora, cerco di abolire definitivamente questa convinzione. Io ho sempre avuto gli stessi costumi per una vita, li ho portati fino all'usura tutti quanti e me ne vanto, e quindi penso che quest'anno continuerò su questa scia. Seconda cosa che non comprerò quest'anno, collezioni estivi di make-up. Allora, in uno degli ultimi post che vi ho fatto su Instagram vi ho parlato di un brand sostenibile che è anche lo sponsor di questo video e infatti ci tengo a farvi vedere che cosa ho ricevuto, ma prima una piccola parentesi. In questo post su Instagram vi raccontavo che il mio rapporto con il make-up è sempre stato un rapporto un po' particolare. Quando ero più piccolina ero una vera e propria compratrice compulsiva. Compravo make-up a tutte le ore del giorno per non utilizzarlo poi fondamentalmente mai, perché io non ho mai amato truccarmi più di tanto. La mia pelle ha bisogno di essere trattata in un certo modo e non ama essere coperta di trucchi, motivo per il quale alla fine tutti i trucchi che io ho comprato per una vita sono andati poi scaduti oppure lasciati rotti in polverine nel mio cassetto. Quindi quando ho fatto un immenso decluttering l'anno scorso ho buttato una marea di cose, altre cose le ho regalate, altre cose le ho trasformate in un nuovo utilizzo. Quindi anche quest'anno sono qui per dirvi che quest'anno non mi farò, persuadere dalle collezioni estive dei grandi brand di make-up, perché fondamentalmente tutti gli anni escono fuori con le stesse lenti di collezione, ma gli cambiano il packaging e quindi noi ci facciamo conquistare. Se però invece voi siete alla ricerca di un brand di make-up sostenibile, allora voglio parlarvi di Color Caramel. Color Caramel è una realtà biologica, non 100% vegana, ma quasi, che ha appunto dei make-up, ha un make-up molto particolare perché ha un make-up refill. Io era una vita che avevo piacere di collaborare con un tipo di brand del genere. Ripeto, io non mi trucco tanto e la mia filosofia attuale è uno di quello che ti serve, quindi un rimmel, un rossetto, un blush, un fondotinta, e io così vado avanti. Però quando io finisco i prodotti ovviamente devo ricomprarli, perché comunque un minimo truccarmi mi piace, per quel minimo trucco leggero che mi faccio tutti i giorni. Quando loro mi hanno contattato per chiedermi se mi avrebbe fatto piacere collaborare, io ovviamente ho risposto di sì e quindi voglio mostrarvi cosa mi hanno inviato. Io però ci ho tenuto a farmi inviare solo esclusivamente i loro prodotti 100% vegani, ovviamente sono tutti cruelty free, e vi invito ad andare a dare un'occhiata sul loro sito che trovate qui sotto, perché sono un brand davvero molto molto particolare e anche molto valido che sto testando in questo periodo. Il rimmel che ho su è proprio il loro. Perché non è 100% vegano? Perché ci sono dei prodotti, soprattutto per quelli labbra, che richiedono ancora di materiali provenienti da animali. Per me è una cosa assurda, cioè nel senso non è assolutamente più necessario utilizzare questi escamotage per dei rossetti di lucida labbra, lo trovo folle, e quindi io ho deciso di far inviare solo e unicamente prodotti che fossero vegan e cruelty free. Allora, la prima cosa che voglio farvi vedere è questa qui, la loro palette in cartone, che trovo sia una cosa geniale oltre ad essere bellissima. È super super basic, super super semplice, ha la chiusura calamitata e all'interno di questa palette, che è magnetica e dunque personalizzabile,
quindi anche in questo caso non andate a comprare delle palette preimpostate o preorganizzate, ma potete scegliere cosa mettere al loro interno e poi magari le cose che sono per voi essenziali e non cose che poi se no non utilizzereste. E poi mi hanno inviato una cipria, un blush e un piccolo ombretto marrone super glitterato per l'estate, bellissimo. Anche questo ovviamente è refill, quindi una volta che voi avete finito di utilizzare la palette e la mica, potete smaltire la mica nella plastica perché è di metallo e non ha confezioni strane non riciclabili, e comprare quelle nuove da sostituire. Poi ho ricevuto il correttore e il fondotinta, sono gli unici due prodotti che non sono refill. Il correttore è questo qui, in questa shade. Anche questo mi sta piacendo molto, mentre il fondotinta è questo qui in questa shade, non l'ho ancora provato perché insomma io non amo mettere il fondotinta, prediligo la cipria, quindi a parte se devo andare a un matrimonio o eventi particolari tendenzialmente non lo utilizzo, e sto ancora finendo quello che ho comprato quasi 5 mesi fa della Puro Bio. Poi ho ricevuto questa qui che non vedo l'ora di provare, che è la loro cipria, anche questa bellissima, super super colorata, la faccio vedere. Questa ha la chiusura calamitata e la particolarità di questi prodotti è appunto quella di essere refill. Infatti una volta finito il prodotto si può togliere la mica, differenziarla e rimettere la nuova mica senza dover ricomprare ogni volta il packaging. Quindi così andiamo a evitare e a limare quanto più possibile l'utilizzo di packaging inutili e appunto cerchiamo di ottimizzare gli spazi anche in casa. Poi ho ricevuto questi due mascara e ovviamente non li ho aperti entrambi. Una cosa che detesto vedere negli haul di make up delle grandi make up guru è che loro prendono 800.000 prodotti, ve li aprono, li fanno vedere e poi dicono questo poi lo comincerò. Ricordatevi che ogni prodotto ogni volta aperto ha una data di scadenza e in breve poi scade, e non è mai la cosa ideale truccarsi con trucchi scaduti. Quindi mi hanno inviato il numero 41 e il numero 91, sono queste due colorazioni neri. Anche questi sono refill, infatti questa parte qui bianca che potete vedere è il contenitore della parte di ricarica dentro, che è differenziabile anche questa con la plastica. E praticamente una volta finito tirate via la mica, lo ricaricate e avete di nuovo il mascara pronto. I due prodotti labbra che mi hanno inviato sono gli unici che erano vegani, o meglio quasi tutti i lucidi sono vegani, i rossetti no, quasi la maggior parte no, e quindi mi hanno inviato questi due lucidi che hanno lo stesso concept di refill, che sembrano due colorazioni veramente molto molto belle, sono l'814 e il 904, soprattutto questo rosa mi sembra pazzesco con l'abbronzatura. Infine mi hanno mandato un pennello semplicissimo, ovviamente con pelo sintetico, bellissimo. Numero terza cosa che non comprerò quest'anno, teli da mare. Anche questa è una moda che per tanto tempo ci è stata inculcata, ognuno faceva il proprio telo, la propria novità, addirittura mi ricordo che una volta li regalavano con i giornali i teli da mare fatti in poliestere, cioè io proprio follia totale. Quindi non compro assolutamente teli da mare perché io ne ho una marea anche di quando ero più piccolina, non me ne frega assolutamente niente del telo da mare, e quindi ecco, anche sempre nell'ottica del fatto che io non faccio grandi vacanze marine. Però ecco, soprattutto questo è una grande novità. Se invece voi foste alla ricerca di un telo da mare, vi consiglio i teli da mare di Rifò, che costano ma durano moltissimo e sono fatti con materiali rigenerati, quindi possono essere sempre un buon investimento. Uno dei motivi per cui mi piace fare questi video no buy è anche per poter poi consigliare a voi delle alternative qualora stesse cercando questi prodotti. Se così non fosse, evitate l'acquisto. Quarta cosa che sicuramente non comprerò quest'anno, olio per capelli. Altra cosa con la quale siamo stati bombardati per una vita. Proteggi i tuoi capelli. E così compriamo centinaia di prodotti della Collistar di tutte le marche da profumeria, quando basta idratarli con dell'olio di cocco, credo. Ma poi io in generale non l'ho mai fatto e i miei capelli stanno abbastanza bene. Quindi insomma, non lo so. Ecco, quello è uno di quei prodotti che ho sempre pensato di averne bisogno, però poi in realtà non l'ho mai usato, quindi... Dipende dal tipo di capello che avete sicuramente, mia cugina lo usa sempre e in effetti pure io forse potrei usarlo, però credo che l'olio di cocco vada bene uguale, quindi insomma cerchiamo di evitare prodotti in plastica, in confezione plastica in monouso magari. L'olio di cocco alla fine si può utilizzare per fare tante altre cose, quindi un'idea utile al dilettevole. Quinta cosa che non comprerò quest'anno e di cui sono finalmente molto fiera sono occhiali da sole. Altra cosa che per un periodo, mi ricordo quando ero piccola c'era questa cosa di prendere occhiali da sole a pochissimi soldi sulla spiaggia, oppure in generale da Tiger, da H&M, tutte queste cose un po' particolari. Vi serve un solo paio di occhiali da sole. Io ne avevo uno da quando avevo 18 anni, mi è stato regalato per i miei 18 anni e quest'anno, quindi ben 12 anni dopo, ho deciso di cambiarlo perché ha le lenti distrutte, sono tutte graffiate, oltre ad essere slargati gli occhiali, il macello, e quindi alla fine ho comprato una nuova tipologia di occhiale. Sono dei Ray-Ban praticamente nuovi che ho acquistato su Vinted, dei quali vado veramente molto molto fiera, e vi ricordo sempre, soprattutto per oggetti di questo genere,
comprarne di nuovi, soprattutto se non vi servono graduati, penso sia veramente una sciocchezza. Si trovano tantissimi occhiali vintage ovunque, anche nei mercati, a Porta Portese è pieno. Comprarli nuovi è veramente uno spreco inutile se non dovete comprarli graduati, quindi mi raccomando. Siamo arrivati alla metà del video e come ogni video vi faccio la domanda misteriosa, chiamiamola così, e vi chiedo quindi qual è quell'oggetto che quest'anno avete deciso di non comprare per quest'estate. Scrivetemelo qui sotto che non vedo l'ora di leggerlo. Sesta cosa che non comprerò quest'anno, bag impermeabile. Altra cosa che per tantissimo tempo mi sono trovata a dire carina questa, altra cosa che vi vendono spessissimo con le riviste che vi regalano in profumeria con dei prodotti nuovi, quelle classiche pochette per i prodotti da spiaggia da mettere in borsa. Inutile, cioè nel senso che una volta che ne avete una non avete di certo bisogno di comprarne altre. Io ne ho comprata una meravigliosa l'anno scorso, che è fatta con gli scarti di tessuto delle vele, degli spinnaker, ed è appunto questo brand che fa questa tipologia di prodotti. Sono bellissime, impermeabili, super comode, con dei colori super sgargianti, e le sto utilizzando tantissimo d'estate, quindi sono molto contenta di averla comprata e di certo non avrò più bisogno di comprarne. Anche di queste, una volta comprata una, non è bisogno di comprarne mille. Settima cosa che non comprerò quest'anno, la borsa da mare. Anche questa ve la propinano ovunque, di ogni colore, di ogni tessuto, con le pagliette, senza pagliette, di paglia, non di paglia. Ne va bene una. Io una che avevo comprato in Salento, che amavo tantissimo, purtroppo mi è stata rubata quando i ladri entrarono in casa nostra. La utilizzarono per portare via delle cose, era veramente una gran bella borsa da mare. E quindi semplicemente ne ho un altro paio, una che mi ha regalato mia mamma, una che avevo trasformato in borsa da mare, e quelle vanno, bastano e avanzano, insomma, ecco, anche lì capisco che sarà un trend su cui punteranno tantissimi brand, ma non avete assolutamente bisogno di comprarne più di una se già ne avete una. Ottava cosa che ho deciso di non comprare quest'anno è il doposole, in quanto ne ho già comprato uno l'anno scorso che sto utilizzando anche come crema corpo, e il mio obiettivo è finirlo e non ricomprarne più finché non ho finito quello, che tra l'altro ha un profumo fantastico. Nona cosa che sicuramente non comprerò quest'estate, parei. Anche questa è una cosa che vedete di tutti i tipi ovunque, ma io ne ho due da tipo 10 anni, utilizzo sempre gli stessi e sono comodissimi, svolgono sempre la loro funzione, sono estremamente utili, confortevoli, non avete bisogno di comprarne più di uno. Dimenticatevi, vi prego, di poterlo e di doverlo abbinare ad ogni tipo di costume che avete, l'importante è che vi copra, e poi per il resto va bene anche una vecchia maglietta. Decima e ultima cosa che ho deciso di non comprare quest'anno, una cacchiata delle cacchiate, il proteggi telefono impermeabile, o comunque il copri telefono impermeabile, una cosa che io ho comprato 2 volte in vita mia e 2 volte mi sono chiesta come mi è venuto in mente a me di comprare una cosa del genere. Un aggeggio veramente inutile se siete in natura, in spiaggia, sul fiume, al lago, dove vi pare, non avete bisogno di portare il telefono con voi. Lasciatelo in borsa, mettetelo in modalità aereo, godetevi quello che avete attorno e non state a spendere soldi per tutelare qualcosa che in quel momento non vi serve e inutile quindi mettere a rischio. Bene, il mio video finisce qui, spero che vi sia stato utile, insomma, e che possa rispondere a qualche vostra domanda e o esigenza. Come sempre, se avete delle domande, ovviamente lasciatemele qui sotto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!